27 luglio 2023, con un volto noto ormai, il signor Mariano Bertucci. Senta, qui perché oggi a Spadola, spieghiamo. Allora, oggi facciamo una piccola dimostrazione di macchine agricole e in più naturalmente si festeggia la novena di San Nicola. Quindi la novena di San Nicola si di solito frequente si fa il cosiddetto Pulcinella. Senta, io la vedo su un trattore antico, vediamolo nella sua maestosità. Che modello è? Spieghiamo. È un M615, 70 cavalli. Quindi... Che era di un suo antenato, mi diceva. Di mio padre. Di suo padre. Sì. Da quanti anni hai che ce l'ha ormai? Non ce l'ho io perché ce l'ha Franco Cianti. L'ha comprato lui, lo tiene lui. Ho capito. Quindi... Senta, per quanto riguarda invece le persone che guardano i video di GIG e volessero venire alle serre, che messaggio vuole fare d'invito? Per oggi oppure in generale andare a venire, cioè venire a visitare Serra San Bruno è una grande occasione, perché oramai Serra San Bruno, oltre alla sua storia passata, sicuramente avrà tanto da dare pure per il futuro, anche perché oramai di solito paesi montani che si sono persi fino a qualche anno addietro si sta cercando di recuperare piano piano con le grandi risorse del territorio, l'abete bianco, l'acqua e non solo, anche naturalmente la stessa religione che attira un sacco di gente presso la Certosa di Serra San Bruno, luogo di preghiera e non solo, quindi. E in più naturalmente anche a livello enogastronomico offre tantissimo, con prodotti tipici che vengono ancora tutt'oggi prodotti diciamo in miniature, cioè in piccole quantità, però ancora si riesce ad affrontare e gustarli, diciamo. Senta, prima di chiudere questa intervista, la ringrazio intanto. Prego. Volevo farle una domanda per collegarci oggi a questi mezzi agricoli, sì, all'agricoltura in generale. Per quanto riguarda i cinghiali, dato che lei è un agronomo anche conosciuto, sì, che consiglio vuole dare? Come, allora, difendersi sull'agricoltura contro i cinghiali? Il cinghiale dovrebbe intervenire di più naturalmente la regione, tramite lo Stato, utilizzare una politica abbastanza ferrea. Quindi, perché sappiamo benissimo che nel nostro territorio in passato esisteva anche l'agricoltura e adesso non esiste più, e quindi dove erano terreni agricoli sono diventati boschi, però per diciamo una buona dottrina economica e montana, di solito oltre al bosco ci deve essere pure il seminativo, e quindi per questo serve un controllo ferreo, diciamo, degli ungulati. Controllare significa poi dare spazio anche un po' di terreno a coltivare per la stessa produzione di grano e non solo, perché con la guerra, l'ultima, diciamo la cosiddetta terza guerra mondiale, abbiamo capito che il grano ha rilevante, un'importanza molto rilevante, quindi nell'alimentazione umana, con la produzione di pane, di pasta e non solo. Va bene, signor Mariano, grazie. Prego, prego. Ancora da Spadola con il signor Filardo Francesco. Classe? Classe, nato il 16 luglio 1928. Sentite, in questi ultimi anni, sì, è cambiata tanto Spadola. Sotto sopra. Perché? Per tutte le cose. Prima c'era rispetto, adesso il rispetto se n'è andato. Ognuno fa i comodi suoi. Non c'è da dire altro di Spadola. Sentite, questa festa di Puricinei ormai è una festa antica. Questa è una festa che io la ricordo benissimo, sempre, sempre stata. Sentite, il piatto tipico di questa sera qual è di Spadola? È quello più tipico sarebbero i tagliolini, la pitta piena con il pepe di maggio e tutte queste cose. Sentite, vi faccio un'ultima domanda. Qual è un proverbio di Spadola? Un detto antico. Ah, un detto. Spadola, brognaturo e simbario, cattano paggiaria giovanni in pittà.
e grazie ancora di questa meravigliosa intervista. Grazie ancora. Se volete detta pure una poesia. Una poesia. Di 9 anni però ero io. Dite. Ero di 9 anni. Di Francesco Baracca. Di quello che è caduto con, di sopra l'aereo mitragliato. E lui non ha voluto buttarsi con lei, che ha voluto morire col suo aereo. Francesco Baracca presente. Un'ala d'Italia potente, un nostro saluto per te. Un senso di amore profondo nutristi nel cuor della mamma, quando allora diviso dal mondo conserve la sacra tua fiamma. A lei e all'Italia mandasti un anelito estremo su in aria, quando allora il capo chinasti colpito da palla incendiaria. O sole di giugno, feconda quel sangue in battaglia vincente, che allora assieme si affonda con tutta l'Italia fremente. Angelo, Prisco, Navarro, questi hanno fatto la poesia. Grazie ancora. Ancora, se volete, con questo aereo allo sportello aveva il cavallino rosso. La Ferrari, il padrone, immediatamente è scappato, ha preso questo cavallino e se l'ha messo allo sportello della Ferrari. Ecco, questo volevo dire, cari signori, queste sono le testimonianze delle nostre radici, queste sono le vere essenze. Il signor Francesco ha una bella veneranda età. E questo lo dico perché mia mamma ha vissuto fino a 102 anni, un'enciclopedia proprio viaggiante, navigante. E queste sono le ricchezze del nostro paese. E noi dobbiamo a queste persone tantissimo, perché hanno combattuto per noi. Vero? Verissimo. Hanno combattuto, hanno fatto le guerre. Hanno dato il nostro futuro. Hanno dato il nostro futuro. Che forse questi, noi non sappiamo se questi sono i pilastri portanti. Loro l'hanno dato. Sono i nostri pilastri portanti. E io conoscere persone come il signor Francesco sono orgoglioso, veramente. Grazie. Grazie a tutti voi. Complimenti. Grazie. Ed ecco la trebbiatrice all'opera, trainata dal trattore con i suoi nastri avvolgibili in funzione. Arrivano le prime mucche che questa sera verranno messe con il carro per questa meravigliosa festa 2023 di San Nicola a Spadola. Inizia ad arrivare un sacco di gente, vi aspettiamo, venite numerosi e ne rimarrete davvero soddisfatti per l'originalità di questo pomeriggio, che tende a valorizzare la tradizione affinché queste cose non si perdano. Salutiamo i Cianti Junior. Ancora in diretta da Spadola col signor Bruno Pio. Da dove vieni? Da Spadola. Tu come ti chiami? Con il fratello Salvatore. Giuseppe Bava. E di dove sei? Di Spadola. Di Spadola. Che, come mai il santino attaccato sulla mucca? Per la tradizione, è una tradizione antica. Una volta si fa portare pure nella processione del santo, come abbiamo fatto l'anno scorso. Sì, sentite, che razza è? Vediamo. Una mazzata rossa, austriaca. Austriaca, e come peso? Ma intorno a 4 quintali. Cosa mangia una mucca di solito? Spieghiamo. Fieno, erba, mangime. E voi la lasciate anche libera allo stato brado o sempre chiusa? Semibrado. Semibrado che vuol dire? Spieghiamolo. L'estate è sempre fuori e l'inverno quando piove dentro, nella stalla. Qua con noi Cianti Junior, l'unica ditta che ti tratta con i guanti, i Cianti. Come mai vestiti uguali? Perché fratelli. Sì, sì. Sentite, voi andate a scuola? Sì, sì. Che scuola fate? L'agraria a Chiaravalle. E a sbocchi nel mondo del lavoro? Sì, sì, sì. Cosa si può fare quando si esce dei diplomati da questa scuola? Esci diplomato perito agrario.
fare di tutto. Sull'agricoltura c'è un grande campo. Ho capito. Va bene, io vi ringrazio, vi auguro buona festa. Grazie. Adesso che farete? Le legherete al carro? No, questa no, l'abbiamo portata quanto per esibirla vicino alla mototepria. Sentite, chiudiamo questa intervista. Carattere, no, com'è? Buona? Buona, sì, buona. Sì. È buona. Fa il latte? Sì, sì. Sì. Quanti litri al giorno? Ma se avviciniamoci, bene, vediamo. Se queste bene, sono le mammelle. Sì. Giusto, quanti litri ha se una mucca? Se mangia bene pure una 30-40 litri al giorno. Al giorno, sì, che sì. Poi si possono fare cose. Formaggio, mozzarella. Avete mai provato a bere il latte? A me non tanto piace. Facciamo sì, ma il latte è buono. Ma diciamo bisogna pastorizzarlo prima di berlo. Sì, sì. Sì. Va bene, grazie, ma soprattutto grazie per essere venuti con questo meraviglioso animale. Di niente, grazie a te. Mantenendo la tradizione. Sì, grazie Gigi. Grazie. Ed ecco che sono arrivati i buoi per questa festa di Puricineia. Ci troviamo a Spadola. Ciao Luigi. Ci salutano anche in diretta. Buongiorno, ciao. Cosa ne pensate di questa festa? È bellissima. Voi da dove venite? Da Simbario. Va bene, grazie. Come vedete anche ai forestieri piace questa festa. Guardate, inizia a riempirsi la piazza, tanta tanta gente. Amatori, agricoltori, allevatori e tutti coloro che in qualche modo ogni anno sentono dentro il proprio cuore questa festa che inizia oggi. Stasera ci saranno tante altre sorprese. Alle nostre spalle la mucca Carolina richiama i buoi e il proprietario gli parla in modo amorevole di tranquillizzarla. Eccolo qua nella sua potenza. Guardate quanto sono grandi, maestosi e anche eleganti. Antichi animali che veramente fanno ricordare i tempi che furono. Potenti perché riescono a trainare anche grossi alberi, sono fatti proprio non solo per il lavoro agricolo ma anche nei boschi. Usare oggi i buoi nei boschi vuol dire rispettarli, perché sapete meglio di me che magari con delle macchine agricole si rovinerebbero i sentieri, invece con i buoi il lavoro è tutto più naturale. Buongiorno, sentite una domanda, signor? Rando Antonio. Buongiorno, sentite, che razza di buoi sono? Padonici. E com'è lavorare con loro? Tronchi. Dico, oltre che boschi, fanno un altro tipo di lavoro? Sì, sì, qualche festa. Ho capito. E quanto pesa uno di questi animali? 10 quintali. Per coloro che ci guardano per la prima volta, è dispendioso mantenerli oppure... Sì, no, no. Cosa mangiano? Fieno. Biava, ho capito, va bene, grazie ancora. Pari uscite con un giro spollo carro avremo. Maurizio, come vedete adesso qua legano il carro, Maurizio, ai buoi. Un carro antico con due animali meravigliosi che ricordano proprio mestieri antichi di una vita dove con poco si viveva meglio e dove, come diceva il signor Molla, c'era più rispetto, più valori. La musica dei campanacci, guardate che meraviglia queste mucche. Salutiamo Nicola, guardate, è una musica che riporta indietro, ti fa rivivere la campagna, la tranquillità.
la transumanza, la festa, perché vedere una mucca è sempre una festa. Adesso verranno caricate le gregne sul carro come si faceva anticamente. C'è qualche difficoltà nel discendere marciapiede? No, vediamo che in diretta live mangiano la paglia e quindi si sono soffermati su questo gustoso argomento, anche i buoi. Ed ecco il papà del topino, il signor Nardi. Com'è andare sul carro? Tutto bene, tutto bene. Lo vedete, un tipo giovanile, anche lui patito di questo settore. Un grande lavoratore, un grande agricoltore. Salutiamo anche suo figlio. Guardate, i buoi sparano calci, forse perché il gioco è messo male. Ma purtroppo questa è anche la diretta. Attenzione alle vacche, andiamo, andiamo. Dai Rocco, tutto bene. E adesso si fermano al bar Minerva per un caffè da Vinzi Gagliardi, che è il caffè più buono delle serre. In diretta da sopra il carro, signor Mariano, spiegate a tutti cosa farete adesso. Adesso iniziamo la fase della trebbiatura. Le gregne vengono piazzate lì su quella coclea. Che compagno è di carro il signor Nardi detto Topo? Sì, te lo passo subito. Nonno dice è un giovanotto, è un giovanotto. Che è impegnato con le gregne per evitare che... È un giovanotto il signor Nardi. Ora procediamo. Guardate, fateci vedere la gregna. Eccola qua, signor Nardi. Questa è la gregna che si usava una volta. Adesso questa gregna non si usa più. Perché? Perché non la fanno più questa gregna. Ed era meglio una volta? Sì. Era meglio una volta e non adesso. Grazie. Le gregnes. Grazie. Allora, adesso c'è l'accensione del trattore, sono state bagnate queste cinghie per renderle più morbide. Che succede? Che adesso il signor Mariano e il signor Nardi caricano le gregne sopra la trebbiatrice che poi uscirà dall'altro lato. Ed eccoli, veloci, questi ingranaggi della trebbiatrice in funzione.